Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global. Signori, ci troviamo dinanzi al banner di Rinoa, che contiene la sua arma LD. Un'arma che rende decisamente Rinoa molto più forte di quanto non lo sia adesso, anche se effettivamente non è un personaggio che consiglierei di pullare. Ci sta decisamente di meglio, ma comunque Rinoa è stata reworkata. Adesso, grazie ad Angelo Cannone, riesce a curare intero party anziché solamente se stessa, e quindi diciamo che torna molto più utile di quanto non lo sia stato, come detto. Ma non è uno di quei personaggi che vi consiglio di pullare, ma essendo lei parte del mio Final Fantasy preferito, essendo lei uno dei miei personaggi preferiti, come fai a non pullare? Bisogna pullare obbligatoriamente in questo banner. Banner dove non solo vado alla ricerca dell'arma LD di Rinoa, ma anche alla ricerca dell'arma Burst di Ardyn. Arma Burst che purtroppo non sono riuscito a trovare in quest'altro banner. Ho speso fino ad arrivare a 200 Green Token e non so se poi continuerò a pullare su questo banner con le gemme, perché voglio ottenere la sua Burst, però non vorrei spendere troppe risorse. Quindi spero di scularla qua, spero di scularla con la free multi. Andremo di ticket, signori, ne abbiamo la bellezza di 710, quindi direi che sono sufficienti per poter ottenere l'arma LD di Rinoa, ma spero di scularla con la multi. Dunque iniziamo proprio con questa free multi. Incrociamo le dita, dai! Partiamo con un orb azzurra, un orb che potrebbe anche diventare una burst. Un orb che potrebbe non contenere nulla. Lo scopriremo. Attenzione che abbiamo ottenuto la X di Kain, la 15 di Rinoa, l'arma X di Rinoa e basta. Beh, tutte Power Stone. Non mi serve nessuna di queste armi, quindi continuiamo a pullare e andremo di ticket, come detto. E come sempre ragazzi, i ticket ve li velocizzo, incrociamo le dita, mettiamo una musichetta di sottofondo e iniziamo questo pull. Let's go! Thank you.
Signori, ma l'LD in questo modo io pensavo mi uscisse da un orb dorata, invece così da un orb azzurra. Clicchi, esplode LD. Wow. Wow. Abbiamo ottenuto quello che cercavamo. Adesso però non finisce qua, perché voglio andare alla ricerca anche della Best di Ardyn. Non so quanto ne valga la pena. Che ne so, arriviamo a 5,50? Ci proviamo? Su, via. Ultimo ticket, signori, molto probabilmente Ardyn ci porterà al Pidi, sicuramente. Devo magari ricordarmi di pullare prima che scada effettivamente l'altro banner. Scadeva esattamente giorno 8. Devo ricordarmi per l'appunto di pullare su questo banner o magari di andare a spendere il Green Token, vediamo, perché ancora dovrebbe uscire qualche altro banner prima di giorno 8, dove si ha l'opportunità di prendere la sua burst e ci sta magari la free multi. Ora, se non sbaglio, non ci sono altri personaggi che mi interessano questo mese. Forse Emperor usciva questo mese? Non ricordo. Nella live l'hanno detto? Non ci penso, vuoto di memoria. Se esce Emperor, pullo per Emperor, ma non ho idea di quando esca, quindi ok, non lo so. Comunque, signori, sono contentissimo, ho ottenuto alla fine quello che cercavo, ovvero l'LD di Rinoa. Era quello a cui puntavo in questo banner. Sì, la Hammer Burst di Ardyn sarebbe stata la ciliegina sulla torta, diciamo così. Ma quello che mi interessava davvero ottenere era l'arma LD di Rinoa, e l'abbiamo presa con meno di 100 ticket. Abbiamo continuato a pullare nella speranza di trovare un ago in un pagliaio praticamente, ma nulla. Stavolta nulla, non abbiamo avuto quella fortuna che ci capitava così, la burst prima dell'LD, e quindi niente, una volta che non esce prima dell'LD sicuramente non si riesce a trovare. È parecchio rara, devo dire che è parecchio rara questa burst. Sono davvero contento, signori, sono davvero contento, e molto probabilmente porterò anche Rinoa
nello stage del livello Abyss, il numero 3, lo stage finale con il boss, perché ho avuto delle difficoltà. Mi manca un personaggio che sia capace di fare danni e di curare. Ho provato con Afmau, però non lo so, non gli bastavano le skill, cioè finivo con l'attaccare normalmente e non riuscivo più ad avere i suoi turni come si deve, insomma. Non sa da fare, con Afmau non sa da fare. Io ho migliorato anche, gli ho fatto le mastery e quant'altro, però niente, non sono riuscito minimamente. Ho un problema a superare quell'ultimo stage, anche perché il problema maggiore credo che sia dovuto al personaggio cristallo azzurro sciabola che mi sto portando, Faris. Il problema per l'appunto è che Faris non è propriamente OP. Cioè io ce l'ho viola, alle mastery e tutto, però non riesce a fare tutti quei danni che dovrebbe, quindi insomma il team cede un attimino sotto questo punto di vista. Lo stage è parecchio ostico e l'ho provato svariate volte, ma nulla, quindi spero che con Rinoa vada un po' meglio, spero di riuscire a fare qualche danno in più. Ora con l'LD Rinoa dovrebbe essere decisamente più forte, poi ha anche la character board, devo fargli ancora una mastery. Quella di Odino, quindi vabbè dai, è fattibilissima, in 15 minuti la riesco a fare tranquillamente. Ma signori, non siamo qua a parlare di questo, anche perché credo che stiamo andando forse un tantino per le lunghe. Dunque signori, io vi auguro tantissima fortuna con le vostre pull, vi auguro di trovare l'arma LD di Rinoa, l'arma Burst di Hardin in questo banner o in qualsiasi altro banner, quello che cerchiate, magari con le free multi che sono un qualcosa di molto interessante. Io personalmente non mi posso lamentare di questa free multi, perché ho ottenuto comunque 3 Power Stone, quindi ci sta, non è stata la mono oro. Sarebbe stato meglio fosse stata la Burst, ma lasciamo perdere, dai, su via. Vi invito a iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video, attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale, di seguirmi anche sui social che, come sempre, trovate in descrizione, e noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!